Mi chiamo Matsuhei Matsuyama, 62 anni e giapponese. Posso definire artista, mi occupo anche di karate come maestro di karate e faccio calligrafia con una pennello grande. Mi definisco artista. Questo non è facile, è solare, gioioso, e poi buono e positivo. Non posso particolarmente un oggetto, ma con una persona, cioè, quindi sarebbe mia moglie. Perché arte è per come se fosse la vita. Mia vita vuole esprimere qualcosa che dentro, che ho, per esprimere questa gioia e felicità era difficile esprimere in un altro modo. Quindi per me è arte. Il colore non è facile perché ci sono tanti colori che mi legano, anche può essere blu, però anche spesso anche oro, oppure nero, perché inchiostro di nero di calligrafia e sembra cioè, triste, ma invece in realtà nero, gradazione di, ecco, può creare un grigio interessantissimo. E sono, secondo me, tutte le cose che circondano da noi, cioè da me, e sembra tutti suoni. Come se fosse isola o come se fosse corrente d'acqua, però si è contatto con natura, quindi è importantissimo sentire anche vibrazione del terra. Però l'umore può essere creato da solo, dentro, cioè, si sente dentro perché è angosciante oppure qualcosa di si preoccupa e si trasforma questo suono, anche se è bellissimo, possono diventare l'umore. Questo è naturalmente calligrafia e si occupa di spazio, quindi spazio carta bianca. Che può essere con la pennello, poi con inchiostro, quindi espressione dello spazio, gestire questo nel spazio di una carta. Invece il karate, secondo me, è gestire spazio, tutto, tridimensionale, quindi tutti gli spazi con una circondato da sé e quindi sentire clima e atmosfera, contatto con questo e capire che cosa succede intorno da noi. E quindi espressione artistica è 360 gradi legate. Queste due cose sembrano molto lontano, ma in realtà può essere vicino.
falso. Volentieri che sento il piacere di sentire piano. Sento questa musica che mi ha fatto creare una tema del Xinyuan, il mio tema del suono, vibrazione. Xinyuan sarebbe composto di 16 ideogrammi. I 16 ideogrammi diventano tutti e possono pronunciare come foneticamente il Xinyuan. Sono tanti posti, ma tutti i posti è vuoto. Cioè, quando mi trovo un spazio vuoto e voglio mettere qua i miei quadri. E per me è Kyoto. New York mi piace anche per la sua modernità, la sua multinazionalità in tutti i sensi, però legato alla tradizione giapponese, che tempio, e spazio, è tutto. A tempura, è proprio spaghetti e tempura. Allora in questo caso è tempura. Quando torno in Giappone, vado, per esempio, sushi, è tutta un'altra cosa. Mi dispiace dirlo, ma... Quindi giapponese, cucina giapponese, migliore cucina giapponese che si può mangiare qui in Italia è casa mia e con la mia moglie. Io francamente non cucinare perché non è buono, quindi faccio cucinare mia moglie. Tutti i paesi che ancora non sono andato. Polo Nord, poi anche sul tutte. Probabilmente siamo stati anche in Brasile, è grandissimo, quindi cambiano dimensioni, quindi modo di pensare. La tradizione secondo me è importantissima, perché per esempio anche tecnica, conoscenza, quindi per anche per fare le cose nuove bisogna conoscere anche il passato. In giapponese è una parola che mi piace, si chiama kaizen. Se una cosa che c'è, però ci sono tutte le catene di montaggio che si migliorano da tutte parti, possono migliorare alla fine alla forma finale che è magari più vicina alla perfezione. È molto andare avanti. Ogni giorno, i cinici un po', per esempio un millimetro al giorno. È piccolo passo magari, però fa avanti faticosamente, però un anno continuità di costanza e secondo me si premia qualcosa. Un'altra parola che mi piace tantissimo, legato anche alla cultura giapponese, è che si chiama Ichigo Ichie. Ichigo Ichie vuol dire che ogni incontro, per esempio anche questa intervista o questo qualcosa, non si ripete mai nella vita. E sarebbe meglio apprezzare questo incontro e ogni persona che incontriamo è prezioso, comunque vale la pena di fare meglio. Qualcosa che piace e rimane dentro. Piccolo esempio, cioè quando facciamo viaggio, poi viaggio dentro, poi faccio fotografia, poi quando ritorniamo a casa e non sappiamo dove è fotografato. Quindi non si ricorda, quindi è fotografia e realismo. Però in realtà non entra dentro di sé, è ricordo di memoria, di testa. Secondo me è realismo quando veramente è dentro di sé. Il
più che canzone mi trovo molto vicino e è un po' strutturato, quindi si chiama Hanya Shinkyo, cioè quindi un po' preghiera, quindi non sono legato meramente religione, ma questo sento come forza, ecco il principio, e ringraziamento che noi viviamo oggi, ogni giorno. Mushirai hobo zai sho sho mesu honjin, questo tipo di suono che sento dentro di me, quando, anche quando chiudo occhi. Oggi, beh, anche oggi faccio qualcosa, quindi esprimerò forse qualcosa di nuovo. Progettazione serve forse perché bisogna immaginare, creare dentro di me e comunque c'è qualcosa di progettare. Però mi piace anche fare qualcosa. Quindi quello momento, istante, fa convivere insieme. Secondo me amore, senza nascondere niente, cioè la verità. Basta, cioè nel senso che cioè, non posso fare, questo non voglio fare, o non puoi fare più, cioè non è per te. Qualcosa che vorrei esprimere che toccano la sentimento, cioè tocca qualcosa direttamente alla persona che guarda. Mi auguro che ogni persona, cioè ogni artista si trovano questa espressione, cioè sua provocazione, sua motivazione della vita.